Ciao amici di Pronti a Tutto, questo potrebbe essere l'ultimo video che facciamo per sempre. Abbiamo avuto la notizia che ci sono state delle fuoriuscite di plasma dal Sole, delle cosiddette Corona Mass Ejection, che stanno per arrivare sul nostro pianeta e questo potrebbe comportare un EMP. Quindi l'ultimo video, l'ipotetico ultimo video, sarà quello in cui cercheremo di capire come difenderci cercando di approntare delle gabbie di Faraday improvvisate. Ok, tra il serio e il faceto, scherzandoci sopra e prendendo l'occasione per imparare una cosa nuova, cerchiamo di capire che cos'è l'EMP e quello che potrebbe capitare fra domani, giovedì 9 gennaio, e venerdì 10 gennaio. Cercheremo di semplificare un po' il discorso perché è un po' tecnico e la spiegazione richiede alcune conoscenze di fisica, quindi probabilmente qualcuno rimpiangerà di non essere stato abbastanza attento durante le lezioni. L'eruzione sulla superficie del Sole, la tempesta solare, arriva a portare i suoi effetti su di noi sotto forma di una tempesta magnetica, quindi c'è un'onda di particelle subatomiche che arriva sulla superficie, quindi sull'atmosfera. E quindi sul nostro pianeta, e la conseguenza più macroscopica che c'è è una forte alterazione del campo magnetico terrestre. Cosa succede? L'alterazione di un campo magnetico su di un conduttore, quindi un pezzo di metallo, un pezzo di filo di ferro, un conduttore qualsiasi, specialmente se fatto su a spirale, induce una corrente all'interno di questo conduttore. Data l'entità del campo magnetico in questione, basta pensare che arriva dal Sole fino a noi, va a impattare direttamente sull'entità del campo elettrico, quindi della corrente che viene a generarsi all'interno del conduttore. Quindi cosa succede? Che più o meno tutti gli oggetti metallici, e in particolare quelli più sensibili, quelli appunto elettrici o elettronici, saranno percorsi da delle correnti che di fatto non dovrebbero esserci o comunque non dovrebbero attraversare quegli oggetti in quel modo. Il risultato quale sarà? Che la maggior parte degli oggetti che vanno a corrente, quindi ancora una volta elettrici o elettronici, tenderà probabilmente a subire dei danni, in particolare si brucerà perché avrà delle correnti di intensità molto alta che lo attraverseranno in parti di questo oggetto che non è assolutamente progettata per gestire. Da qui sguastarsi praticamente istantaneo, praticamente contemporaneo di un sacco di apparecchiature. Allora, ovviamente stiamo parlando di una possibilità estremamente, estremamente, estremamente remota. Penso che sia enormi ordini di grandezza più remota rispetto a quella di vincere all'Enalotto, quindi in realtà è una cosa di cui non dovrebbe esserci assolutamente necessità di preoccuparsi, però i risultati che un evento di questo genere potrebbe avere sono enormi. Capito adesso che cos'è un EMP e che cosa comporta, andiamo ad agire sull'unico punto debole di questo evento catastrofico in maniera da poterci difendere. E questo punto debole è il campo magnetico. Andiamo a vedere come bloccarlo. Altra cosa che si impara durante le lezioni di fisica è il concetto di gabbia di Faraday, un fisico che ci ha regalato questo oggetto, comunque questo principio, secondo cui all'interno di un conduttore cavo le variazioni di campo magnetico non esistono. Quindi qual è l'idea? Che mettendo un oggetto elettronico all'interno di una, diciamo, scatola di metallo completamente chiusa, completamente sigillata, in realtà non è così stringente come richiesta, la variazione del campo magnetico portata in questo caso dalla tempesta solare non avrà effetti dentro perché il campo magnetico passerà intorno al perimetro della scatola e all'interno non ce ne renderemo conto. Abbiamo delle gabbie di Faraday in casa che possiamo adottare così in 448? Sì, ci sono, andiamo a vederne un paio.
Allora, la prima che possiamo andare ad utilizzare molto semplicemente è il barattolo del caffè. Attenzione, a condizione ovviamente che sia di metallo. Se il fondo, il coperchio o alcune parti sono in plastica, ovviamente non andrà bene. Una cosa fondamentale è non solo che il corpo del barattolo e il tappo del barattolo siano di metallo, ma che anche in mezzo non ci siano giunture, come ad esempio le guarnizioni per il sottovuoto o cose del genere. La parte di metallo del tappo deve essere a contatto con la parte di metallo del corpo del barattolo. Un altro oggetto che potrebbe venirci in aiuto, estremamente semplice, estremamente economico, è una scatola dei biscotti danesi, quelli burrosi, buonissimi, estremamente calorici. È di metallo, è fatta in ferro o in acciaio, conduce, ha una chiusura che lascia a contatto la parte superiore con quella inferiore, siamo a posto. Un'alternativa a cui però dobbiamo prestare attenzione è quella di una normalissima pentola, perché anche qui il corpo è metallo, la parte superiore è in metallo. Però attenzione, le pentole in alluminio, ad esempio, non vanno bene e sono molto diffuse. Per questo perché l'alluminio conduce molto male, quindi non ci schermerà moltissimo. Un modo facile per capire se l'oggetto in questione è idoneo è quello di provare a fare contatto con una calamita, e in questo caso scopriamo che la pentola non va bene. Se facciamo lo stesso test, ad esempio, sul barattolo del caffè, vediamo che rimane a contatto sia sul coperchio che del fondo che del lato. Perfetto. Il test della calamita non è l'unico test che possiamo fare e non è una condizione estremamente stringente, però se la nostra ipotetica gabbia supera il test della calamita, ha ottime probabilità di essere una buona gabbia di Faraday. A questo punto l'ultima cosa da vedere insieme è cosa andiamo a mettere in salvo. Sicuramente molti penseranno al cellulare. Vi butto lì un quesito, giusto per stimolarvi un attimino la fantasia e per cercare magari di ragionarci insieme. Il cellulare potrebbe essere contemporaneamente assolutamente inutile, perché magari è uno dei pochi attivi, funzionanti, quindi non c'è nessuno da chiamare, o perché le linee di comunicazione stesse sono saltate, quindi non c'è un'antenna a cui collegarsi, oppure potrebbero essere estremamente utili, estremamente preziosi, proprio perché ne sono rimasti molto pochi. Quale sarà la situazione giusta? Nel dubbio, quello è il mio consiglio, è quello invece di mettere a sicuro una cosa che è già indipendente per natura, come ad esempio una radiolina, una radio UHF, una radio VHF, una PNR o comunque un altro dei sistemi di comunicazione radio che da Pepper abbiamo deciso di adottare. In quel caso lì l'oggetto in sé sarà autonomo, non avrà necessità di una rete a cui collegarsi, quindi ci darà la possibilità di comunicare. Ci sono decine di altri oggetti che potreste avere la necessità di mettere al sicuro, di mettere in salvo. Quale di questi oggetti adottare e mettere da parte sta a voi scegliere, a seconda delle vostre necessità e delle vostre esigenze, quali saranno quelli che per voi sono più preziosi. Con ogni probabilità questo non sarà l'ultimo video, quindi ci vediamo al prossimo. Usiamo questa occasione semplicemente ancora una volta per esercitarci. Alla prossima!